Tenteremo di capire con la diretta interessata, Raffaella Senzoli, che salutiamo, consigliera regionale, buongiorno. Buongiorno. Movimento 5 Stelle, allora lei è relatrice di minoranza di questa legge, quindi se ne sta occupando davvero nel concreto. Che cosa c'è che non va in tutto quello che è stato detto fino ad ora? Guardi, di cose che non vanno in questo progetto di legge ce ne sono una marea. Tant'è che in questi giorni, studiando approfonditamente il testo, abbiamo già preparato numerosi emendamenti, praticamente si può dire quasi che andremo a chiedere di riscrivere completamente il testo di questa legge, che non comporta problemi solamente per quanto riguarda l'approccio all'argomento vaccinazioni. Però noi ci concentriamo su quello, insomma. Allora, riguardo a questo tema, come ho già avuto modo di dire in diverse occasioni, la nostra contrarietà non è riguardo alle vaccinazioni in sé, è riguardo al metodo che si vuole applicare. Abbiamo il timore che questo metodo coercitivo porti a tutt'altri risultati. In udienza conoscitiva c'è stato anche un professionista, un professore universitario che ha stilato un report in Veneto che ha adottato tutt'altra metodologia rispetto a quella che vuole adottare l'Emilia Romagna, cioè ha abolito completamente l'obbligo vaccinale. E parliamo di Massimo Valsecchi. Esattamente, se non erro. Esattamente. E si è dimostrato che non è imporre un obbligo che in realtà fa cambiare idea ai genitori dubbiosi riguardo alle vaccinazioni o addirittura a quelli contrari. Anzi, si rischia ancora di più che coloro che sono convinti a non voler vaccinare i figli piuttosto rinuncino all'iscrizione agli asili nido, così come si rischia che invece i genitori dubbiosi poi scelgano di non iscrivere i figli al nido in attesa di chiarirsi le idee. Quindi mettiamola così, voi dite non siamo contrari alle vaccinazioni, però quel metodo lì, cioè quello dell'obbligo, potrebbe spingere delle persone insomma a tenere fuori i bimbi dal nido, e questo è un danno al di là. Esattamente, oltretutto bisogna anche fare un altro tipo di analisi. Il testo di legge ovviamente si riferisce agli obblighi vaccinali, cioè a quelle vaccinazioni obbligatorie oggi per legge. Mentre invece in Emilia Romagna, ad esempio, ci sono state altre necessità riguardo le vaccinazioni che riguardano patologie che ad oggi non sono comprese nei vaccini obbligatori. Quindi noi quello che avevamo detto è: se proprio si vuole adottare questo metodo, verso il quale noi rimaniamo contrari, ma va rivista innanzitutto la legge a monte, va rivista la legge nazionale, poi eventualmente si agisce sul locale. In questo modo non andiamo né a tamponare quella che può essere un'eventuale emergenza in Emilia Romagna, che appunto riguarda altre malattie rispetto a quelle dei vaccini obbligatori per legge, e in più si rischia appunto di aumentare il fenomeno del rifiuto vaccinale. Quindi per noi è completamente sbagliato, ma è proprio sbagliato l'approccio verso i cittadini. Quindi quando chiedete 2 anni di verifica anche scientifica, che cosa intendete su questa legge e su questo divieto, insomma? Noi chiediamo appunto che questo metodo, che molto probabilmente passerà, salvo insomma colpi di scena, perché chiaramente la maggioranza si è dichiarata compatta, so che i colleghi della Lega sono ancora incerti, rispetto al Movimento 5 Stelle ci sarà forte opposizione riguardo questo progetto di legge. Ripeto, abbiamo già preparato talmente tanti emendamenti che praticamente andiamo a riscrivere tutto il testo, però quando noi chiediamo la sperimentazione è proprio per verificare e confutare con dei dati l'efficacia o meno di questo metodo, e chiaramente ci auguriamo che poi sia un ente terzo e indipendente a effettuare questa analisi dei dati, perché non vorremmo che succedesse come succede un po' con le liste d'attesa, dove è la regione che raccoglie e analizza i dati, e quindi se è l'assessorato che giudica se stesso difficilmente si può dare un giudizio negativo, insomma, quando controllore e controllato coincidono si sa. Quindi che chi non potrebbe essere, insomma, secondo voi? Ma guardi, quello potrebbe anche essere un comitato scientifico poi scelto successivamente, però insomma deve essere sicuramente una figura terza rispetto alle persone già interne all'assessorato e alla giunta. Insomma, dobbiamo fare in modo che appunto controllore e controllato non coincidano, altrimenti il metodo non funziona.
Ecco, l'ultima cosa che le chiedo è perché spesso si dice il Movimento 5 Stelle è contrario ai vaccini, appoggia le organizzazioni antivaccini. Su questo possiamo fare chiarezza, possiamo dire qualcosa? No, non siamo contrari alle vaccinazioni, lo ripeto, noi però siamo per la libertà di scelta innanzitutto. Seconda cosa, ma non meno importante, anzi viene ancora prima, della libertà di scelta: per essere liberi di scegliere i cittadini devono essere correttamente ed esaustivamente informati. Questo è fondamentale. Purtroppo questo in Emilia-Romagna non avviene ed è questo il nostro rammarico principale. I cittadini per poter scegliere devono avere le informazioni complete. Riporto di nuovo il caso della Regione Veneto. Proprio la Regione ha istituito un sito internet dove vengono riportati tutti i casi avversi, cioè le controindicazioni eventualmente che può avere la vaccinazione verso i bambini, ma anche con l'incidenza, quindi si sa anche in quale percentuale si possono ma lei dice verificare se si informa diminuisce anche poi la paura. Esattamente, diminuendo la paura si riesce anche a mantenere quella copertura vaccinale che va veramente a tutela della salute, perché secondo noi questo non è un modo per tutelare la salute, forse più un modo per tutelare le forniture di vaccini da parte delle case farmaceutiche, però insomma adesso questa vuole essere un po' una provocazione. Di sicuro in questa maniera non si va a tutelare la salute dei bambini. Questo è il concetto fondamentale. Questa è la vostra posizione. Vedremo poi con la legge come andranno i lavori. Raffaella Senso di Movimento 5 Stelle, consigliera regionale, relatrice di minoranza di questa legge. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille.